Benvenuti alla Gradinata Sport. Allora amici, bentrovati a tutti gli amici di Canale 15, di Catalan TV di Alghero che salutiamo. Salutiamo Alghero, Cagliari e tutte le città della Sardegna che ci seguono. Ringraziamo il Centro Sportivo Bonaria in via Ravenna a Cagliari che ci ospita in questa bellissima sede, la nostra casa rosso-blu. Ringraziamo Roberto, Antonello, Gavino, tutti quanti quelli che addobbano questa bellissima location. Devo dire, oggi addobbata molto molto bene. Bene, nel bene e nel male, ragione Roberto. E infatti oggi sarà una puntata molto difficile anche da interpretare, no? Da abilità nostra, da tifosi, da qualcuno competente, qualcuno più tifoso, l'altro meno, però è quella di capire cosa è accaduto, una metamorfosi che nessuno si aspettava potesse raggiungere livelli come quelli visti ieri. Cioè siamo arrivati a un punto tale che io, guardando la partita, a un certo punto, perché noi ci siamo illusi con il gol di Joao Pedro, ma quello no, diciamo che lì è stato, non dico una casualità, perché il gol era bellissimo, però dopo quel gol, cioè, io non riesco a capire cosa sia successo, anche perché poi l'Udinese aveva mezza squadra fuori blocco, poi aveva qualche giocatore importante, che solo lui fa mezza Udinese, e non c'era. Ma è un'altra cosa che io voglio capire oggi. Dobbiamo cercare di analizzare questo, perché noi siamo qui per parlare fra amici, no? Come abbiamo sempre fatto da 26 anni a questa parte, e capire che cosa è successo. D'altronde noi avevamo detto 2 settimane di riposo, giusto? 2 settimane. 2 settimane di riposo. Abbiamo detto, vabbè, con 2 settimane di riposo, senza altri impegni, noi ritroveremo il Cagliari arrembante, il Cagliari che fa pressing, il Cagliari che attacca. Così come ha sempre fatto con Mazzarri. E invece cosa succede? Che noi ci ritroviamo dopo 2 settimane con un Cagliari che ricorda il vecchio Cagliari che a noi ci ha fatto impazzire, ma in senso negativo però, non in senso positivo. Quindi oggi per noi è una puntata anche difficile, perché quando uno tifa Cagliari, non è che a volte la rabbia viene sostituita con il dispiacere, con l'amarezza, la contestazione a volte diventa anche tristezza. E oggi devo dire che la Gradinata, e come tutti gli altri sardi che tifano il Cagliari, hanno questo magone, e questo magone non fa bene a nessuno. Ragazzi, un applauso ai tifosi che, come al solito, bravo, erano lì a tifare. Ma io non lo so, io mi pongo queste domande che ce le siamo poste tutti, devo dire in maniera anche molto civile, ma noi lo sappiamo che poi i sardi sono persone civili, nel senso che anche quando si subiscono queste debacle, queste, io non so neanche più come definirla, quella di umiliazione di ieri, però il sardo resta civile e composto, e questo ve lo dice uno che ci vive dal 1988 in Sardegna. Però fra un'oretta circa o anche meno chiameremo Sergio De Muro, l'inviato di Tutto Sport. Lui l'ha vista dal vivo la partita, perché appunto è un inviato del famoso giornale di Torino. Marco, a te l'overture di questa puntata. Io ho solamente, diciamo, riassunto a grandi linee quello che poi è successo. Sì, caro Gennaro, cari amici, confesso di essere molto, molto amareggiato per l'ennesima sconfitta della compagine rosso-blu. Io pensavo che dopo la sosta, giustamente, ecco, l'allenatore fosse in grado di allestire una squadra motivata, capace di tentare di risalire la china, perché ormai il Cagliari si trova nel pantano della retrocessione, e quindi ho detto una squadra vogliosa che vuole riscattare degli insuccessi anche per dare a noi sardi la possibilità di poter continuare a coltivare la speranza che il Cagliari possa restare in Serie A. Oimè, come ha detto l'allenatore,
ha chiesto scusa. Quando si perde 5-1 è difficile, anche in un'analisi calcistica, come ho detto in un'altra trasmissione, è una disfatta. Ho citato Waterloo in un'altra trasmissione e Caporetto, perché rappresentano storicamente momenti drammatici di fallimenti, di ambizioni, di desideri, eccetera. E questa è la verità. Faccio fatica a capire questa disfatta, perché la squadra, l'Udinese, che è una buona squadra, era priva, come giustamente hai detto tu, di alcuni giocatori che avrebbero potuto fare magari la differenza. E quindi ero anche confortato che il Cagliari iniziasse a inanellare quel risultato utile per salvarsi. Ma senza andare molto lontano, avevamo detto che ci bastava anche il pareggio, ve lo ricordate? Avevamo detto di punto in punto. Almeno un punto. Attenzione, che per gli amici devo infatti devo sottolineare questo, per gli amici che sono a casa, noi non sappiamo il risultato di Verona-Genova, quindi noi registriamo di mattina, quindi non sappiamo cosa è accaduto, perché voi sapete già il risultato, quindi a prescindere, noi parliamo a prescindere il risultato di Verona-Genova. Nota bene che mancano solo 7 partite, si accorciano, no? Le stagioni della salvezza, e se il Cagliari non riesce a racimolare quei punti necessari, probabilmente andremo nell'oblio della Serie B. 5-1, detto, è difficile dare un giudizio tecnico, cioè, tieni presente che il Cagliari purtroppo ha inanellato 59 reti al passivo, e dopo Salerno mi pare che sia la seconda squadra più buccata, più deflorata, e 28 reti all'attivo, lì dimostra la insipienza tecnica, eccetera. Però mi sia consentito, però, io con tutto il rispetto che ho per l'allenatore, che è un allenatore navigato, però gli contesto che anche un aspetto agonistico, da molte partite, dalla partita con la Lazio, la squadra del Cagliari non corre più, e noi, come sovente abbiamo detto altre volte con Italo, con Antonio, eccetera, sappiamo che l'agonismo è determinante, è parte, è un fattore importante per relativizzare le differenze tecniche tra le due squadre. Ecco, il Cagliari ieri è sembrato l'ombra di una squadra. Tre contropiedi l'hanno letteralmente sfasciata, e poi mi si è consentito il 3-5-2, probabilmente non credo che possa rappresentare l'assetto tattico per tentare la salvezza. Io credo che dovrà rivisitare anche l'assetto tattico. Io gli ricordo, con la mia modista, che il 4-4-2 potrebbe rappresentare un assetto tattico più omogeneo alle peculiarità tecniche della squadra. Allora, caro Roberto, posso ascoltare tutti? Certo, ti ci mancherebbe. Antonio. Ma io ho ascoltato Marco, lo vedi Marco, non è un discorso di cambiare tattica o cambiare o inventare. Il calcio è fatto di un'unica, diciamo, regola. Un allenatore, io ho sempre parlato bene di Mazzarri, lo sapete cosa ne ho sempre pensato. Un allenatore, innanzitutto, quando una squadra va discretamente, è andata discretamente sino a 5 giornate fa, non si può cambiare il ruolo ai giocatori, mi dispiace, lo dico, a me, caro Mazzarri, mi hai deluso, non solo, ma mi hai deluso, perché un allenatore che vede che un giocatore va benissimo, come Bellanova, sulla destra, perché me lo cambi sulla sinistra, quando sulla sinistra c'è D'Albert e poi abbiamo Nicoanis, Giacchins, che andavano bene d'accordo tutti e due, me li hai cambiati e sono 2 mesi che non li stai più impiegando. Allora, io non è che voglio insegnare a Mazzarri il calcio, perché tutti noi italiani siamo professionisti del calcio, parliamo del calcio, sembra che sia il nostro pane quotidiano. Però c'è una cosa, che il 90% di questa gente dice la verità, le cose giuste, le cose come vanno fatte. Purtroppo io a Mazzarri lo condanno queste tematiche che ha fatto. Non puoi andare a come si chiama lì a Udine
andando a giocare con un centrocampo che noi l'abbiamo detto la settimana prima. Io non faccio nomi perché per rispetto verso i giocatori, ho giocato a pallone, lo so cosa vuol dire, non ne faccio nomi. Però c'è una cosa, vedendo che c'hai un centrocampo di gente che non sa contrastare, non sa costruire, distrugge qualche volta, e allora dico questo, i giocatori vanno usufruiti in campo per quello che servono. Se un giocatore non è in condizioni di giocare dalla partenza e fare i 90 minuti, quel giocatore ha l'attitudine di giocare 20 minuti e ti rende, fallo giocare 20 minuti, lascialo in panchina e fai giocare i giocatori che veramente rendono. E ripeto, io ho fatto quei due nomi, quei due situazioni di cambio di ruolo, che è stato un errore madornale. E poi io dico questo, ragazzi, qua poi prenderà la voce Italo, lo dirà, ma non puoi inventare punte. E io dico questo, io non lo inventerei mai Joao Pedro, con tutto ciò grazie per quello che ha fatto, per il gol che ha fatto, una punta. Allora tu c'hai le punte, ma perché non le fai giocare? Io pongo l'esempio di Keita, con la scusa che è andato in Senegal, è andato qua, è andato... ma io un Keita lo metterei lì e terrei la difesa impegnata a starsene lì. Invece vediamo ogni volta questo Cagliari che viene aggredito dalle ripartenze, e le ripartenze vanno dai difensori. Perché? Perché i difensori si sentono alleggeriti, che non c'è nessuna punta, non c'è nessuna forza, e Keita è uno di quelli che potrebbe... Poi c'è qualche altro anche che c'era in panchina e non l'ha fatto giocare. Cioè io voglio dire questo, ragazzi, il Cagliari, una cosa è certa, fondamentalmente, dalle fondatezza ha avuto una preparazione abbastanza scarsissima, perché il Cagliari è dalla prima giornata a oggi la tenuta atletica è veramente, veramente bassa, sicché non è colpa di Mazzarri, ma questo, ci sono colpe a monte, antecedenti. Bravo, perché io dico questo, caro signor, non è a colpa, però Giulini, io dico questo, spendi un po' di più, ma dei buoni preparatori ce ne sono, l'abbiamo visto con l'Udinese, i preparatori che ha. Voi direte, ma tutto Giangallone, tutta gente che era preparata, gente di 90 kg, di 2 metri, che correvano più di uno che aveva 1,80 e pesava 70 kg. Basta, ho detto tutto. Allora, prima di far parlare il mister Italo, perché così ha più tempo per raccontare la sua, no? Faccio questo giro qua, che è un po' più rapido, e poi vengo da te mister, va bene? Allora Franco, allora io sono ancora adirato di ieri, ho visto la trasmissione, ho visto la partita in televisione, una scena che non avevo mai visto. C'erano due giocatori, quello del Cagliari era avanti, quello dell'Udinese era dietro. Oh, questo dell'Udinese ha fatto di tutto per sorpassare questo del Cagliari, e quello del Cagliari si è rimasto dietro. È una cosa assurda, guarda. Non fa più vedere questo Cagliari. Allora, io invece vorrei, da Diego, invece vorrei sapere per curiosità proprio le statistiche, no? Perché almeno dalle statistiche riusciamo pure a capire poi i numeri, no? Prego. Udinese Cagliari 5-1. Tiri totali 24 dell'Udinese e del Cagliari 6. Tiri in porta 11 dell'Udinese e 3 del Cagliari. Possesso palla 52% dell'Udinese e 48% del Cagliari. Passaggi 439 dell'Udinese e 423 del Cagliari. Precisione di passaggio 84% dell'Udinese e 78% del Cagliari. Falli commessi 19 dell'Udinese, 15 del Cagliari. Ammonizioni 2 dell'Udinese e 2 del Cagliari, espulsioni 0 dell'Udinese e 1 del Cagliari, fuori gioco 2 per parte, calci d'angolo 2 per parte. La partita purtroppo è andata come è andata, non voglio neanche andare a giudicare come hanno giocato e anche come hanno si sono posti in campo, diciamo, mentalmente, psicologicamente. Quindi il pallone è tondo, questa partita è finita 5-1, può capitare a tutte le squadre, anche le più forti. Quindi sono convinto che comunque, ripeto sempre, che la finale del campionato sarà sorprendente, ci salveremo, anche se dobbiamo cercare che
ogni anno non possiamo sempre pensare e sperare in una salvezza. Io vorrei di più della salvezza, perché siamo stufi di subire sempre queste battoste qua e queste partite tristi, perché il Cagliari non merita ogni anno un finale del genere, sempre sperando che le squadre di sotto magari facciano dei risultati negativi, e noi dobbiamo sempre giocare come se non ci fosse un domani. Quindi forza a Cagliari e non allontaniamoci mai dalla squadra. Io volevo dire una cosa prima di dare la parola a Matteo, però c'è qualcosa che non mi torna, c'è, perché... Allora, dico questo e poi dopo diamo la pubblicità. Allora, c'è qualcosa che però non torna, perché il ragionamento che facevano i miei amici che hanno preceduto, allora, lasciamo perdere come abbiamo iniziato, vi ricordate la preparazione atletica? Vabbè, però poi dopo subentra Mazzarri, che trasforma letteralmente la squadra, quindi... Se prima c'era una preparazione atletica, diciamo, non ottimale, con l'arrivo di Mazzarri e i suoi uomini, giusto? Noi vediamo un Cagliari assolutamente migliorato, almeno. Poi improvvisamente avviene questo blackout, e questo blackout è talmente pesante da rendere vano, questa è una domanda la mia, da rendere vano tutto il lavoro che poi hanno fatto Mazzarri e i suoi collaboratori? E com'è possibile? Cioè, a livello psicologico è un discorso, se vogliamo parlare di un discorso psicologico ci può stare, però non mi tornano i conti con la preparazione atletica, non mi tornano i conti. Ci fermiamo un solo istante perché c'è la pubblicità. Ristorante Il Volo, location elegante, ampio e versatile. Con le sue due sale, ogni sera è una festa. Menù raffinati per ogni palato, cornice perfetta per ogni ricorrenza. Franco, Sandro e lo staff vi aspettano per servirvi al meglio. Ristorante Il Volo, via Monte Cassino 52 Pirri, 070 523 090. Autocarrozzeria Sandro Cirina, verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva, via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina, 20 anni di esperienza. Farmacia Virbis. Cura e salute sono al centro del nostro lavoro. Offriamo una vasta gamma di prodotti e servizi. Affidati alle nostre competenze. Farmacia Virbis, la tua farmacia. Enoteca Wineria Sant'Elena. Vini, distillati e prodotti tipici sardi. A pranzo o cena vieni a degustare le nostre specialità. Inoltre idee regalo e prodotti di nicchia. Siamo a Quarto Sant'Elena in via Diaz 37. Wine is always a good idea. Eccoci qua, siamo rientrati con la gradinata sport. Ovviamente tanta delusione, tanta amarezza, si sta cercando tra tifosi e anche competenti, perché non dimentichiamo che in questa folta gradinata che ha 26 anni di lunga storia, non dimentichiamo questa cosa, perché la gradinata sport iniziò, pensate voi, nel 1995. E poi appunto a settembre-ottobre di quest'anno addirittura saranno 27 anni di trasmissione. Quindi ne abbiamo visti di campionati noi, abbiamo visto presidenti, allenatori, preparatori, in 27 lunghi anni abbiamo visto di tutto di più. Allora, per chi sta a casa, ovviamente salutiamo tutti gli amici di Canale 15, di Catalan TV, di Alghero e Cagliari e tutta la Sardegna. Ringraziamo Centro Sportivo Bonaria Vera Venna a Cagliari che ci ospita in questa bella sede, e rientriamo, basta, ti sei incantato. Per un attimo, visto che non si fermava più, mi stavo preoccupando. E quindi rientriamo adesso a parlare della disfatta, perché non so più quali altri termini usare, soprattutto la preoccupazione, perché noi, tra l'altro, noi registriamo di mattina, il lunedì mattina, quindi noi non sappiamo come è andata a finire Verona-Genova, quindi pertanto noi parliamo del Cagliari senza pensare agli altri. Questo l'avevamo già detto da sempre, ma è che mo' io devo sperare che stasera il Verona ha battuto il Genoa. Non è proprio così. Allora,
Allora, io ho visto la partita ieri, purtroppo, certo, abbiamo subito, però sinceramente avrebbero dovuto reggere un po' di più la situazione, perché quando siamo passati in vantaggio dovevamo continuare a tenere il vantaggio fino a concludere la partita. Invece poi loro sono stati più forti, più reattivi di noi e abbiamo preso 5 reti. Adesso sì, sicuramente la situazione non è delle migliori, io ho visto anche la classifica e poi la prossima mi sembra che giochiamo contro la Juventus e tutto quanto. Sabato giochiamo contro la Juventus. Poi le altre partite, certo, contro la Juve almeno un pareggio, se magari non riusciamo a vincere, ma almeno un pareggio ci vuole. E niente, Mazzarri è un allenatore, lui schiera la squadra in campo, però anche i giocatori devono rispondere ai comandi, perché sennò la situazione è sempre la stessa. Non è che entra lui in campo, lui mette i giocatori, però i giocatori si devono anche un po', voglio dire, impegnare di più, perché sennò i risultati non arrivano, capito? Quindi forza Cagliari sempre, noi continuiamo a sostenere la squadra. Ciao. Vabbè, quello è ovvio, perché noi tifiamo Cagliari, è normale, no? Paolo, tu avevi previsto tutto. No, io avrei previsto che il Cagliari avesse dato un pochettino di enfasi alle partite che sta facendo questo signor Mazzarri. Io questo signor Mazzarri le proporrei di dare le dimissioni immediatamente entro oggi. No, perché è la vergogna del... E chi ci mette? Mamma mia, ma per favore. Ma perché dobbiamo arrivare a dire? Mamma mia, ma perché dobbiamo... Noi dobbiamo subito andare a cercare l'imputato, cioè il colpevole. Sto arrivando, Italo. Allora, prima vorrei fare un anno... Deve ricordare una cosa importante, la diciamo? Partecipiamo al dolore della famiglia Longobuco, che è sparito dagli anni 70, giocava nel Cagliari. Ok, allora Gavino, aspetta un attimo, perché sennò abbiamo... Allora, mister Italo... Se stai parlando... Che c'è? Ce l'ho con Gianni che sta ricordando... Mister Italo, allora, hai sentito un po' tutto, ma che... Sì, lo so... Lo so, già ci muoviamo abbastanza, se si lì, l'ho capito. Oh. L'ho capito. Santa Efisa, stai zitto. Adesso c'è stato il medaglia. Ma questa è un'altra sconfitta. 4 sconfitte consecutive. Ma non c'è da meravigliarsi. Lo stiamo dicendo da quanti anni che questa squadra è senza difesa? Da parecchi anni. Hanno sbagliato 2 mercati, a giugno, a gennaio lo hanno corretto male, cambiamenti non ne vedo, 59 reti subite. Faccio un po' l'avvocato del diavolo. Sì. Però la difesa, però fino a prova contraria eravamo tutti d'accordo che era stata assestata. Io faccio un po' l'avvocato del diavolo. No, io non sto dentro di me, non sono mai stato d'accordo. Qua abbiamo il tempo di esprimere 2, 3. Certo, ognuno dice la sua. Non è mai il tempo necessario per fare una tavola rotonda e discutere il tema del Cagliari, perché, per questione di tempo. Ma questo per me non è mai stata corretta. Questa è stata corretta secondo le scelte di Giulini, soprattutto con la complicità di Capozzucca o con la complicità di Mazzarri. Questo è il risultato. A me non mi meraviglia più di tanto. Ho sempre detto che Mazzarri in questo caso avrebbe dovuto aiutare la squadra, visto che in alcuni ruoli mancano quei giocatori più aderenti a quei ruoli, e scogita in qualche maniera per mitigare un po' il danno, per recuperarlo, per cercare di arginarlo, anziché vincere muoviamo la classifica anche con un pareggio, anche con uno 0-0. La squadra, io non voglio sentire gente che giustifica i giocatori. Queste scuse di Mazzarri, ma che siamo, non l'ho capito. Lui come allenatore si è assunto tutte le responsabilità a lui. No, ma io inevitabilmente, ho fatto 25 anni da allenatore di calcio, ho vinto 4 campionati. Tu non hai mai chiesto scusa per proteggere la squadra? Mai. Per proteggere la squadra? In cosa vuoi? Allenatore. Ma
Cosa intendi dire? Per proteggere la squadra vuol dire che l'allenatore si assume la si mette la faccia all'allenatore. No, io ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Questo è il tuo modo di pensare. È stato il mio stile questo qua. Allora, ogni gioca, poi con la squadra in campo e nello spogliatoio, quello che dico con i giocatori non lo saprà mai nessuno. Ma manco noi lo sapremo mai. Può giustificarlo mai, stai più attento, ok? Questo sì, ma giustificarlo mai, possiamo sbagliare tutti. Capisco quando l'errore è da giustificare, ma 99 su 100 non è perché ha sbagliato in buona fede, è perché è distratto, disattento, attratto dalla palla, e tante tante situazioni. Allora, queste scuse non mi vanno bene, i giocatori non vanno mai scusati. Questa scendiamo in campo, siamo 1-0, ma porco Giuda, abbiamo bisogno dei punti, ma non è pensabile. Io li avrei licenziati immediatamente. In campo stavo parlando del mercato sbagliato due volte, incompiuto due volte, giocato al risparmio, in panchina, c'erano tre ragazzini. Scarsa. Noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore come te qua. Parlami, analizzami la partita però. Abbiamo la fortuna, certo, di avere un allenatore, analizzami la partita. Hai ragione, ma a me io mi lascio bene tanti dettagli. Capito, però la domanda è secca, analizzami la partita. Voltaniga in crisi profonda perché ha trovato un avversario che lo ha portato a spasso. Sulla zona sinistra si vedeva lontano un miglio che soffriva la posizione. Non si può, certo, una punta. Proprio lo fa la punta per compaginare, per vedere se lo segue, se non lo segue, in cerca di spazio, se gioca meglio a destra o alla sinistra, lo porta indietro a centrocampo. Ok, tutto giusto, però quando la panchina vede che il mio giocatore è a disagio, io devo prendere i provvedimenti, Non posso lasciarlo in balia. E infatti ha fatto una figuraccia. Lui l'ha fatta anche al centro. L'ha cambiato già tardi al centro da quel ragazzino lì. No, ma non possiamo avere ragazzini di 20 anni, 21 anni, altare, già con l'esperienza vissuta. Devono. Queste cose qua fanno parte della maturità. Quindi non dobbiamo lamentarci più di tanto. Prima o poi ce lo dovevamo aspettare. Ok, migliori non ne abbiamo. Però io mi chiedo. Ma perché ce lo dovevamo aspettare? È quello che non capisco io. Ma se noi abbiamo fatto una ripresa esagerata. Tatticamente per me io non sono l'allenatore del calcio. L'ho sempre detto, però non condivido. L'ho detto anche, guardati la come si chiama, l'ho detto mille altre volte. Non condivido le scelte tattiche di Mazzarri. Non condivido il gioco a zona. Appena appena gioca in difesa, ma gli uomini di qualità mancano. A centrocampo non si marca uomo. Ma come si può? A giocare con due mezze punte senza punta, le due mezze, uno dei quali, per non dire tutte e due, anzi Gio Pedro per sua natura rientra anche a centrocampo, l'altro questo periodo non serve, io non l'avrei mai fatto giocare, soprattutto fuori casa. Se devo mettere una mezza punta perché mi aspetto 10 contropiede, scelgo una punta rapida, guizzante, veloce, è un tecnico individuale quel ragazzo lì. Quindi tatticamente, al di là delle manchevolezze di qualità che abbiamo, c'è anche uno schieramento tattico che io non condivido. 59 reti subite. Io gioco con il libero, caro Mazzarri, ok? Devo muovere la classifica, mi basta un punto, ma ce la giochiamo tutta. Ma con ragazzini che escono dal campo pettinati, ancora con i calzoncini puliti, non mi garbano, ok? Io sono stato quell'allenatore. Chiedete in giro dove cavolo volete. A me il calcio, rispetto tutti, ma non me lo insegna nessuno. Chiaro? A dopo. Allora, Gavino, poi c'è Antonello. Sì, hai ragione. Prima, bravi ragazzi. Abbiamo Sergio De Muro, inviato di Tutto Sport, che dovrebbe essere atterrato. Ma non è possibile. Vediamo un po'. Ragazzi, fate silenzio però, perché sennò qua non si sente. Allora. Si sente? Silenzio? Silenzio! Così si sente. Vediamo se è atterrato. Vediamo un po'. Ma se sta squillando sarà pure atterrato, ma bisogna vedere se si stanno prendendo i bagagli, se ce l'ha silenziato. Riproviamo fra un po'. Perché è possibile che, sai, si mette silenziato in aereo e quindi
non ha la vibrazione, noi aspettiamo. Allora, mentre aspettiamo di poter prendere la linea con appunto Sergio De Muro, che è inviato di Tutto Sport, che sta rientrando tra l'altro da Udine. Caro Gabino, come è andata? Beh, è andata malissimo, ultra male, non malissimo, ancora peggio. Niente, io ripeto, sicuramente dopo il primo, cioè il vantaggio del Cagliari, mi aspettavo magari un raddoppio, no? Perché comunque la mentalità c'era in campo, la squadra c'era, poi questo crollo così improvviso ha lasciato un pochettino un po' tutti a bocche aperte, cioè nessuno se lo poteva aspettare. Però bisogna anche capire che sono le partite, diciamo, fondamentali, quelle che veramente contano da qui a fine del campionato, perché comunque il Cagliari ha quell'obiettivo. Ti devo interrompere perché abbiamo Sergio De Muro, abbi pazienza. Pronto? Pronto Gennaro, scusate. Allora, caro Sergio, ben trovato. La nostra trasmissione è già iniziata e tu stai, suppongo, rientrando a casa. Quando rientrerai in Sardegna troverai molte persone, guarda, non c'è neanche rabbia, io penso che ci sia molta frustrazione, molta delusione, molta tristezza, però tu eri presente alla partita, raccontaci come l'hai vista, come è andata, ma soprattutto molti si chiedono cosa è successo. Guarda, a fine partita molti tifosi chiedevano, magari hanno esagerato, però molti tifosi chiedevano ai giocatori di togliersi la maglia. E questa è una cosa abbastanza... No, voglio dire, è una cosa abbastanza brutta, perché vuol dire che non li stimano più. Adesso non so a chi si riferissero, non so a chi si riferissero. E quello è, ho captato io, ma poi io chiaramente non essendo negli spogliatoi poi non posso dire altro. Cosa è successo né più né meno che quello che era capitato all'andata. Non so se vi ricordate, probabilmente sì, che l'Udinese vinse all'Unipol Domus per 4-0 e adesso si è ripetuta la stessa situazione, col fatto che il Cagliari era andato però in vantaggio con Joao Pedro, un gol d'autore, diciamo, segnato bene, poi si è spenta la luce. L'Udinese ha dimostrato una forza caratteriale molto importante, ha reagito, è una squadra che ormai adesso è salva, naviga tranquillamente più in alto del Cagliari in classifica. Fortunatamente Venezia ha perso in casa dello Spezia, però più che guardare gli altri adesso Mazzarri dovrà guardare in casa sua, perché non è possibile che ci siano questi perentori cali di tensione. Tra l'altro secondo me anche lui ha sbagliato, perché ha insistito nell'inferire Zappa sulla destra, Bellanova a sinistra e Bellanova a sinistra. Io l'ho detto ormai fino alla noia che Bellanova a sinistra non rende. Poi spostando Dalbert in posizione di mezzala, quindi quello discutibile, e alla lunga la squadra ha fatto acqua. Senti, prima di chiudere il collegamento, quello che non riusciamo a capire proprio è questo: ma eravamo in vantaggio, ma com'è possibile che una squadra che è in vantaggio e che lotta per non retrocedere poi la finisce addirittura a prendere gol in contropiede? Sì, addirittura una squadra che è in vantaggio non dovrebbe prendere gol in contropiede, ma però probabilmente quel periodo, secondo me, quel periodo di Racchi Grasse, quando Mazzarri era riuscito a trovare la squadra riusciva a vincere, a pareggiare, a vincere, ecco, ha vinto a Bergamo, attenzione, ha vinto a Torino, ma poi avrebbe meritato di vincere con Napoli e Fiorentina. E probabilmente adesso si è spenta quella luce e i giocatori, non so se è un calo fisico, probabilmente c'è una somma di problemi. Oltre il calo fisico, secondo me c'è anche un calo psicologico, probabilmente hanno dato un altro. Però è gravissimo, perché adesso la situazione comunque, nonostante Venezia abbia perso
il Genoa bisogna, mentre noi andiamo in onda, il Genoa sta giocando. Ha già giocato, no? Ha già giocato. Ha già giocato, è vero, perché alle 18. Noi andiamo in onda alle 21.15, quindi noi non sappiamo Verona-Genoa come è andata a finire. Avete visto il Genoa che a prescindere dalla partita di Verona, poi bisogna considerare che il Cagliari dovrà andare a Genoa. Del Genova stavamo dicendo proprio questo, quando noi dicevamo un punto fa classifica, se uno va a vedere tutti i punti che ha fatto il Genova, su tutto pareggia alla fine, sono sette pareggi ragazzi, senza, e non sappiamo come è andata stasera. Quindi. Però sì, avete visto, si è morta, è tornata sotto e il Cagliari adesso, ripeto, dovrà andare a Genova. Bisogna considerare che sabato ci sarà alla Unico il Duomo sulla Juventus, che sarà un'altra di quelle partite da rosso. Speriamo che il Cagliari provi almeno ad ottenere qualche cosa, perché adesso la classifica andiamo piano. Bene, noi ringraziamo Sergio De Muro, inviato di Tutto Sport. Ci vediamo lunedì prossimo a Cagliari Juventus. Grazie. Allora, salutiamo il nostro amico Sergio, ringraziamo il Centro Sportivo Bonaria di Ravenna Cagliari che ci ospita in questa bellissima location sportiva, e ci fermiamo solo un istante perché c'è la pubblicità. Sicuro? Cagliari sempre. Eccoci qua amici, siamo rientrati con la gradinata sport, si parla di questa sconfitta che brucia ovviamente tutti i sardi e non, tutti coloro che amano e tifano ovviamente la squadra di Cagliari. Però che dobbiamo fare? È andata così, però stiamo cercando di capire perché è andata così. Prima nell'altro blocco abbiamo sentito Sergio De Muro, inviato di Tutto Sport, che appunto diceva quello che hanno detto sia Italo che Antonio, anche gli altri, cioè a prescindere quello che può essere un calo psicologico, purtroppo non si capisce perché poi Mazzarri ha fatto queste scelte che si sono rilevate sbagliate. Allora, io penso che il nascere di questo problema sia proprio dall'inizio. Quando noi, ripeto, noi in primis come tifosi, abbiamo detto che la squadra andava rinforzata, avendo anche un'esperienza precedente con lo scorso campionato, abbiamo rischiato di retrocedere. La società doveva intervenire subito per poter comunque risolvere questo grave problema. Questi sono purtroppo i risultati di una società che non è intervenuta, assolutamente a zero. Dunque, che dire? Ok, ci sta che magari ieri il Cagliari, dopo il vantaggio, è calata, perché secondo me è un fattore psicologico dovuto dal fatto che secondo me ha paura di dover finire il campionato, diciamo, in una maniera indecorosa. Dunque, il problema è questo: nella testa dei giocatori deve entrare il fatto che noi abbiamo queste partite importanti, sono soprattutto importanti, per poter arrivare al traguardo della salvezza. Dunque, io non accetto il fatto di un crollo psicologico. Là stai giocando per salvarti. Ok, non puoi riaffacciarti, come abbiamo detto tutti qua, che in poche parole devo sperare che qualche squadra di concorrente che si deve... I disastri degli altri. Non si può, è inammissibile. Dunque, ha ragione Italo, ha ragione tutti, che bisogna scendere in campo determinati obiettivamente per arrivare a quell'obiettivo. Allora, bravo Camillo. Allora, però io devo fare una piccola premessa, ma tanto bene o male l'abbiamo già detta tutta. Allora, io sono del parere, però, e qua anche io e Roberto la pensiamo alla stessa maniera. Allora, io perché ho detto analizziamo la partita? Perché mi sono pure un po', scusate, stancato di mettere sempre in ballo la società, in ballo gli altri membri della società e quant'altro, Capo Zucca, il presidente Giulini, eccetera, eccetera. Perché mi sono stancato? Perché poi alla fine, cioè, se io fossi, ve lo dico proprio francamente, perché noi qua, quando c'è stato da criticare, noi abbiamo criticato. Però scusate un attimino, ma io mi metto nei panni di Giulini e mi metto pure nei panni di Capo Zucca.
D'accordo? Perché quando noi avevamo detto, ti ricordi, avevamo detto all'inizio serve questo, serve quello, serve quello. Cioè il Presidente ancora una volta, per l'ennesima volta, ha messo la mano al portafoglio e ha tirato fuori i soldi. Questo è detto proprio terra terra. Sotto 10 milioni di euro anche. È bravo. Quindi, cioè io mi sono stancato, capito? Oh, bisogna dirlo. Quindi a me questa cosa, io voglio parlare della partita. Perché è il motivo per cui voglio parlare della partita, è proprio per questo motivo qua. Perché per me oggi contestare un Presidente che a gennaio ha preso quello che, tra l'altro ha preso anche giocatori che erano ben, volevano altre società, non so come ci sia riuscito, complimenti a Capo Zucca che ci è riuscito, e quindi ha portato comunque dei giocatori che guarda caso dopo il mercato di riparazione il Cagliari con Mazzari e con il cambio di riparazione ha incominciato a volare, e questo è un dato di fatto, questi sono i numeri, Robè, perché sennò di che stiamo a parlare qua? Allora a me quello che mi preoccupa, che non capisco, allora, com'è possibile che se io vado in vantaggio e sono una squadra che lotta per non retrocedere, addirittura me ne torno a casa con 5 palloni? E poi tra l'altro io sto cercando, mi diceva Italo, Antonio, ma a noi anche un pareggio muove la classifica. Il Genoa ha fatto 7 pareggi e guardate dove è arrivato a furia di pareggiare. Quindi si sono anche chiusi in difesa, non so se ho reso l'idea. Non hanno fatto il gioco per esempio del Cagliari, questi sono chiusi in difesa, non fanno manco un gol, non sono nemmeno, fanno pochissimi gol. Adesso io sto parlando, ma stasera hanno fatto la goleata, io non lo so, perché noi registriamo il lunedì mattina alle 10, quindi non lo so come è andata a finire la partita Verona-Genoa. Però ha ragione Gavino, basta vivere sulle disgrazie degli altri, noi dobbiamo pensare a noi, punto, al nostro campionato. Allora, se dobbiamo cercare alibi, oggi non è la giornata giusta per cercare alibi di Mazzarri e di Giulini, e spiego il perché. A me mi ha colpito molto, era da spegnere il cellulare completamente perché francamente ero disgustato, però io ho visto qualcosa di straordinario, ecco perché dico, ha ragione Gavino e un po' tutti, anche Sergio, che non è un problema psicologico, non è un problema, scusate, fisico, tecnico o di schemi, è un problema mentale, psicologico, come diceva Gavino, appunto, Sergio Di Muri, come dici tu, perché ho visto, ragazzi, ho visto un Rogu che correva al doppio degli altri, e un Rogu è 2 anni fermo con 3 operazioni nella stessa gamba, e non può un Rogu entrare così quasi pronto con 2 anni quasi fermo. È chiaro che vedendo Rogu e anche Valukiewicz, perché anche lui si è trovato pronto, e gli altri che camminavano, ho detto non è possibile, Valukiewicz è 6 mesi fermo quasi, Rogu è 2 anni fermo, di cui la stessa caviglia sta correndo, ecco dove voglio arrivare, 2 settimane è ancora claudicante, giustamente Rogu e Valukiewicz, però a differenza di questi, diciamo, 2 sostituzioni, io ho visto questi 2 che sono uno, due, ripeto, 2 anni, l'altro 6 mesi fermo, che correvano più degli altri. Ecco perché dico io Mazzarri a colpe fino a un certo punto, perché la famosa creatura che dicevamo io, il famoso Gavino Ulku, si è tornato un agnellino, è tornato l'uomo verde che eravamo tutti contenti, la trasformazione. Ma io dico, la trasformazione dell'incredibile Ulku era le ultime 5 giornate, abbiamo fatto 5 risultati consecutivi, le ultime 4 risultati, 4 sconfitte consecutive, abbiamo provato, preso 11 gol e segnato solo uno, di cui quello di ieri. Ma ragazzi, è un livello catastrofico, è un livello che una squadra che non è degna, è indegna di rimanere, come diceva Mameli, in Serie A, perché io mi medesimo con questi tifosi, come diceva Antonio, oltre 200 da Cagliari nella Sardegna, c'erano altri 300, 500 ieri, sempre presenti, sempre. Io li voglio fare un altro applauso a questi, si sobbarcano spese, viaggi e quant'altro col Covid, non Covid, il rischio anche di contagi, e seguono la squadra del cuore e vedono, come diceva abusivamente Sergio, non sono degni di portare la maglia, tutti quanti, dal primo all'ultimo, ci dovevano levare la maglia ai calciatori, come era successo col Genoa, dove poi è successo anche lì un casino. Però loro stessi non devono invitare attori, perché questi giocatori, ti ripeto Gennaro, è una cosa vergognosa vedere un'umiliazione del genere. Ma poi anche come abbiamo preso l'1-1, Mameli, come quando andiamo a prendere io e lei un cappuccino con la pasta, hanno avuto tutto il tempo Pereira di girare, farsi un giro, passare a quello lì, portiere ha fatto un miracolo.
Poi c'è stata, bravo Gianni, c'è stata la rispinta, cioè lì c'è lì, io e Gavino a prenderci il caffè e la pasta, hanno avuto tutto il tempo di andare a pranzo e cena. Ma ragazzi miei, ma qui che colpa ne ha Mazzarri? Ma dico, che colpa ne ha Mazzarri? Mazzarri, giustamente, come dice Antonio Italo, diciamo che fordarsi pure che gli è sfuggita qualcosa di mano. È anche un Mazzarri diverso, ragazzi, non è Mazzarri più vulcanico di prima. Ecco perché io dico che penso, ho la mia paura, Mameli, che sia diventato troppo amico dei calciatori. E i calciatori se ne stanno approfittando, perché avete notato, dopo quei famosi, diceva Gennaro, 5 risultati lunghi consecutivi che abbiamo fatto una valanga di punti nelle condizioni che avevamo, è un Mazzarri più soprasseduto, Gavino. È un Mazzarri, giusto, Mameli, sopra, e i giocatori se ne sono approfittati. Dunque io... no. Sì, non deve scusare nessuno, però bisogna vedere che magari è entrato più a livello familiare l'allenatore, perché ricordiamoci che Mazzarri è entrato al posto di Semplici, e Vulcanico era, e Vulcanico non piaceva, è qualcosa che forse anche lui si è un po' ridimensionato, non può cambiare Gennaro, non può cambiare, perché la situazione attuale, come diceva Mameli, 7 giornate ormai sono incontro alla rovescia, dunque non può adesso fare un adesso alla Juventus sabato, già è successo un macello, è successo un macello, però sappiamo che la Juventus 2 partite consecutive non le perde, a noi un pareggio non serve, perché dobbiamo fare il diavolo in 4 per vincere, ma è assurdo. Poi viene il Sassuolo, no, questo Roberto, posso dirti una cosa, hai fatto una buona analisi, sì, ti faccio concludere, però voglio dire, no, a me questa cosa, a me il pareggio non serve, sinceramente io non sono d'accordo, perché in questo momento a noi serve, esatto, pure un pareggio. Dipende cosa fa oggi il Genoa, dipende cosa ha fatto, cosa noi non fatto, lo sappiamo cosa ha fatto il Genoa, e poi cosa facciamo nella prossima partita, perché certo, se il Genoa ha perso, tu a Juventus vai per un pareggio, ci metti la firma. Noi siamo, dove dobbiamo prendere, incontrare squadroni e mezzo squadroni, Sassuolo, viene l'Inter, c'è, cioè l'Inter, la Salernitana non regala niente, ragazzi, parliamoci chiaro, non andiamo a Salerno, la Salernitana col 100% di pubblico, ci sarà uno stadio Vulcanico, perché questi vanno in Serie B e vanno a testa alta, sappiamo che Salerno, giusto, è anche a Venezia, mamma mia, no, ma io parlo di pubblico campano, pubblico di, cioè Salerno è anche se retrocesso, non deve regalare niente, a me piace molto questo allenatore, la Salernitana, mi piace molto. Dunque non è, e poi ti ripeto, cioè, ho detto andiamo a Genova col Genoa, dunque conti fatti, il Mazzarri, che, il Mazzani terre, diciamo a tsunami, non lo vedremo più, perché non ricordo successo, cosa è successo, e cosa è successo a Mazzarri, che evidentemente Mazzarri ha dato il dito e si sono presi tutto il braccio tutti quanti, mi dispiace, però Mazzarri, ti ripeto, non è, Mazzarri se ne è reso conto ieri, so conto ieri, perché giustamente lui ha detto io ci metto la faccia, cosa che non doveva fare, come ha detto, l'ha fatto perché si è accorto che non doveva allentare, sì, certo che non doveva allentare. Però Gennaro, lui, se ha uno che va a dire non voglio domande, alcuni colleghi di Sergio De Muro, ma me le l'hanno contestato, ma io dico un allenatore, meglio un allenatore che ci metta la faccia che di quelli avuti noi a Cagliari che erano dei cantastorie. Ricordiamoci Semplici, anche un Rastelli, anche se ci ha portato in Serie A. Cioè, no, ci sono allenatori, no, non solo il Cagliari, ma me e Gavino, ci sono allenatori che ogni conferenza stampa, ecco lui, come non è un cantastorie ma uno che ci mette la faccia e anche gli attributi, ha detto io non voglio domande, i colleghi di Sergio De Muro non l'hanno accettato perché volevano fare magari titoloni. Allora io penso e concludo che qualcuno salterà con la Juventus, perché la conferenza stampa di Mazzarri ieri ha detto, non l'ha detto a parole di Capozzucco, ha detto che mandava via tutti a pelate, però io penso che salterà qualcuno, non voglio fare nomi, io li penso già cosa passa, specialmente il reparto arretrato, ma anche il centrocampo, voglio aggiungere, mi dispiace, De Iola, ma anche Altare, però dico lì potrà succedere un altro squassamento, anche Pereiro, aggiungo anche Pereiro, però dico lì potrà succedere, che non vuoi fare, no, l'ho voluto fare perché giustamente sono quelli che ultimamente stanno deludendo, ma è tutta la squadra, si perde tutti assieme e si vince tutti assieme, dunque non è giusto, che ho sentito critiche a Cragno, critiche a Pereiro, però uno di questi tre salterà sicuramente, dopodiché porterà bene, porterà male, non lo so Gennaro, questo è chiaro, che sicuramente ci sarà uno spazio in più per un Rogue, che adesso l'abbiamo visto veramente, io mi sono meravigliato con questo giocatore, ti ripeto, 2 anni fermo, correva più degli altri, dunque abbiamo la Juventus, non aggiungo altro perché è meglio non fare, ne parleremo dopo, però non sono molto ottimista per il proseguo. Grazie. Allora, questa analisi mi trova in parte d'accordo, perché mi trovo in parte d'accordo? Perché alla fine, quando noi abbiamo detto, dobbiamo capire cosa sta succedendo, giusto? Caro Marco, allora capire cosa sta succedendo, un po' c'ha ragione pure Roberto però, perché se Mazzarri, ve lo ricordate? Vulcanico, a bordo campo, che era rosso come un peperone, che urlava come un dannato, eccetera, eccetera. Quell'atteggiamento aveva portato
aveva quell'atteggiamento, quel modo di condurre, no? una squadra, aveva portato risultati e punto. E soprattutto una salita, una grande risalita. E allora Italo, Antonio dicono: sì, però tu mi hai sbagliato a mettere Bellanova dall'altra parte e quello dall'altra parte, perché mi hai lasciato quello in panchina. Quello perché non me l'hai fatto giocare. Ma Robè, io sono tu lo sai che per me Mazzari non si tocca. Ma io sono di quelli che dice che Mazzari non si tocca. Cioè, no, scusa, però allora qualcosa dico, che. Ma se Bellanova l'ha messa a sinistra, che io non voglio segnare Antonio a Italo. Dico, ma se Bellanova l'ha messa a sinistra, ma metti con Gianni. No, ho capito, ma l'avrà provata settimana. Lui ma ha provato, ha sperimentato. Sbagliato altre volte. Prego. Allora, passo davanti, avete pazienza. Allora, si può anche, caro Robby, cari amici, difendere un allenatore, però dobbiamo avere anche l'onestà intellettuale che quando palese delle contraddizioni nei suoi schemi e nei suoi fratelli dobbiamo dire. Questo non vuol dire inficiare la personalità, la storia dell'allenatore. Ecco. Prendendo esempio di Bellanova, lui l'ha provata altre tre volte a sinistra e aveva sempre fallito. Non ha le peculiarità per giocare a sinistra, tant'è vero che era tentato di rimediare nella parte finale sulla destra, quando ormai il risultato acclarava una disfatta. E queste cose le dobbiamo dire, caro Robby, altrimenti confondiamo tutte le cose. È come quando lui insiste su Zappa. Ti ho detto, caro Robby, è un giocatore che ha delle potenzialità, ma se tu lo metti in uno schema difensivo non ha le prerogative. Siamo onesti, altrimenti non aiutiamo manco Mazzarri nel suo lavoro difficile, complesso, con una squadra, sono d'accordo con Ito, che non è la primizia del calcio, è una squadra mediocre, con alcuni mediocri, con alcuni giovani che probabilmente nel tempo si faranno, per carità, anzi io me lo auguro, però adesso noi dobbiamo anche salvarci, dobbiamo salvarci, e lì tiriamo in ballo, ha ragione Hitler, anche se non è il caso, che l'entourage avrebbe dovuto fare una profonda disamina, perché da 4 anni ci salviamo sempre all'ultima partita e ovvio che li tocchi l'albero maestro, c'è tutte le dinamiche organizzative che non può avere il compenso se non il presidente, diciamolo queste cose, ma senza una critica distruttiva, allora all'amico Mazzarri gli consiglio, nella mia povertà eccetera, non ho la sua valenza calcistica, che deve rivedere anche l'assetto tattico, e un po' anche Ito lo diceva, lui dice io sono per il libero, per dire che anche i capi difensivi dopo 59 reti non può avere sempre il 3 come faceva lui, propulsimi in avanti, ma sono sbagliate perché i risultati non gli danno ragione. Allora anche lui nell'ambito, ecco, di un discorso di umiltà, di serietà, rimotivi la squadra, ma dandogli anche un assetto tattico omogeneo che possa esaltare le peculiarità dei giocatori sia nei campi difensivi e negli avamposti offensivi. Vai, calma, è ancora vivo, tranquillo. Perché dice, la gente dice non stava respirando, lui va in apnea, non se ne accorge, ma va in apnea. Ci fermiamo un solo istante perché c'è la pubblicità. Se prima era importante, oggi di più. Igienizza la tua auto da Exclusive Car Wash. Lavaggio a mano di auto e moto. Ceratura con polish. Trattamenti sedili in pelle. Sanificazione interni. Exclusive Car Wash. Quarto, via Palestrina, angolo via Nenni. Benessere per uomo, animale e ambiente? Biofarma Pet è parafarmacia, con linee ricercate per la persona. È specializzata in prodotti veterinari ed ha a cuore l'ambiente. Biofarma Pet, il suggerimento giusto per te ed i tuoi animali ti aspetta. E va bene, vi aspetta a Cagliari in via Sonnino 98. Pit Stop di Mirko Lai. Vendita ed assistenza pneumatici auto e moto dei migliori marchi. Convergenza, equilibratura ed inversione, eseguite a regola d'arte, grazie ad una professionalità acquisita negli ultimi 40 anni. Pit Stop, riparti subito, in completa sicurezza.
Fanni Revisioni. Da 20 anni operiamo al vostro servizio. Revisioni su tutti i mezzi. Fanni Revisioni, centro autorizzato, via Dolcetta 17, Cagliari. Eccoci qua, siamo rientrati con la gradinata sport. Ringraziamo il centro sportivo Bonari Anveraven a Cagliari che ci ospita in questa bellissima sede con questi bellissimi colori rosso-blu e speriamo soprattutto che, come abbiamo detto negli altri blocchi, la contestazione, tra virgolette, che ci ha fatto notare Sergio De Muro al telefono, di alcuni tifosi dicevano ai giocatori toglietevi la maglia, ecco, in questo caso noi speriamo che questa contestazione civile, come al solito, dei tifosi rosso-blu faccia meditare e questi colori possano tornare a brillare e soprattutto togliamoci da questa posizione che veramente su questo, ecco, su questo sono d'accordo con tutti, siamo stanchi. Ogni anno ormai è diventata una tradizione, manco se fosse Natale, Pasqua, Epifania, noi ci troviamo sempre nella stessa identica situazione. Speriamo che questa cosa cessi. Oh. Oh. Detto questo, però adesso abbiamo abbandonato la partita del Udinese Cagliari, adesso abbiamo la Juventus. Ecco, adesso mo viene spontanea la domanda fra virgolette tecnica. Roberto si è già un po' sbilanciato, no? Perché intanto a Juventus è difficile perdere due partite consecutive, poi ci avrà anche il dente avvelenato per tutto quello che è successo ieri. Vabbè, un arbitraggio veramente lasciamo perdere, una confusione arbitrale di quelle ma esagerato, mai visto una cosa, caos totale, non si capiva più. Insomma, l'arbitro non è riuscito manco a gestire la partita e neanche i giocatori. Comunque, detto questo, però adesso viene il bello, perché Roberto butta la pietrolina e non nasconde la manina, cioè mo lui dice se nella sua testa Mazzarri a questo punto dovrebbe dire tu non hai voluto, tu non hai giocato bene, oppure non hai fatto quello che ti ho detto io come allenatore. Siccome la Juventus è una grande vetrina, tu te ne vai in tribuna. Allora, tu io ti avevo detto, che ne so, io sto ipotizzando, sto dicendo cose, io non sono un allenatore. Che so, tu dovevi giocare lì e poi dovevi tornare, non l'hai fatto, te ne vai in tribuna. Questo è il concetto. Ma secondo voi accadrà questo o cambierà anche modulo? Ma io penso che Mazzarri ieri è arrivato al limite della sopportazione. E intendo dire, quando si dice Mazzarri non ha parlato e non ha voluto parlare e mi prendo io le responsabilità, vuol dire che Mazzarri è al limite, era al limite di fare nomi e cognomi, ragazzi. Guardate che nel Cagliari si sta riemergendo il problema spogliatoio. Questo ve lo dico io perché lo so di certo al 100%. E giustamente, come dici tu, Gennaro, bisogna mettere quegli altri, oltre gli altri due o tre, quello che ritiene Mazzarri. Altri due o tre, non in panchina, ma in tribuna, e mettere qualche primavera. Anche se si gioca con la Juventus. Per essere chiari. Lo dico anche se si gioca con la Juventus. Bisogna prestare un po' di attenzione a queste parole di Mazzarri. Perché ha fatto questa dichiarazione? Ma non è che ci sia stato, mi auguro di no, ci mancherebbe, sono ignorante in materia, ci mancherebbe, sono un tifoso, ma non è che ci sia stata qualche imposizione societario per far giocare qualche giocatore, no, per la valutazione, no. Mi auguro di no. Però io voglio dire questo, ragazzi, io no, questo, scusami se ti interrompo, infatti non è voluto, lui non è voluto esprimere giudizi e interviste perché vuole difendere tutti praticamente, esatto. Perché la situazione che si sta creando per lui è abbastanza critica. Torniamo al discorso che tecnicamente noi parliamo, no? Che quello gioca a sinistra, quello a destra, quello come si chiama, ha perso un po' la bussola, un po' di confusione c'è stata, dobbiamo ammetterlo. Però
La colpa non da dare dal 100% a Mazzarri, diamo l'80% su quei due tre elementi come un'ipotesi. Io sono del parere, e la penso anch'io, come la pensa Italo, se a un certo punto però un allenatore come Mazzarri, se a un certo punto vedi che in difesa ci sono dei problemi, oltretutto i gol che ci fanno sono veramente, veramente da ultima spiaggia, ragazzi, gente che se andiamo lì, come si chiama, al Poeto, ne vediamo tanti di questi gol. Mettere un uomo, un ultimo uomo, diciamo che Italo gli dice il famoso libero è sparito, però c'è una cosa, puoi mettere l'ultimo uomo o gli ultimi due uomini a controllare lì nella vostra parte per tamponare le cose, perché abbiamo visto, ragazzi, 4 gol veramente in contropiede, che è una cosa ridicola, anche poi quando eravamo in vantaggio di 1-0, soprattutto quando eravamo soprattutto quello che non mi faccio capace io, ma siamo passati in vantaggio noi, esatto. Ma poi, chiuditi in difesa, guardate la Spezia non è superiore al Cagliari, ma avete visto quanti giocatori fa mettere in difesa? Fa mettere 8 giocatori in difesa, porca miseria, io dico questo, mettiamoci un po', aiutiamo un po' logicamente, psicologicamente la squadra come tifosi, però diamoci una strigliata, di caro Mazzarri, qualche giocatore deve fare un po' di panchina, basta, è ora di smetterla, perché purtroppo c'è qualcuno che non merita la Serie A, e questo l'abbiamo visto in campo. Allora, caro Italo, caro mister, allora qua adesso viene la Juventus. Tu cambieresti anche tu giocatori, oppure cambieresti modulo e giocatori? Perché Marco, per esempio, sostiene che il modulo non va bene, quello il 3-5-2. Non è facile prendere una scelta di questo genere, una decisione di questo genere. Perché arriva la Juventus. Ci sono giocatori che quando hanno giocato in campo hanno dato un apporto ottimale, anche vincendo la partita, anche se poi è mancata la continuità. Altri non meriterebbero di stare in campo, però la scelta è molto limitata. Ci sono quelli che meriterebbero perché hanno l'esperienza, e l'esperienza è una garanzia, però lo tradiscono con la prestazione sballata. Occorre recuperarli prendendoli per i capelli, scuoterli, sperando che poi riprendano la prestazione in campo positiva. Non è facile, oppure buttare in campo l'esordiente è carico, e però lì c'è l'acerbità, l'inesperienza che potrebbe tradirmi comunque. Allora non è facile. Adesso però il Mazzarri, che ha risparmiato tutti, perché pubblicamente non accusa, il caos ci sarà stato nello spogliatoio, sicuro. Ieri e oggi, sicuro, qua non ci piove che ci sarà. Alla fine arriva la Juventus, abbiamo bisogno di punti, scelgo l'acerbo, l'inesperto, valido, e quell'altro che mi potrebbe dare più. Non è facile la scelta, non è facile. Però possiamo sovvertire le sorti, perché non è mai scontato nel calcio, a mille facce, non è mai scontato alcun risultato. Allora però abbiamo bisogno di punte. Però tatticamente io non concordo con Mazzarri. Tatticamente non concordo. Bellanova spostato a sinistra. Voi mi vorrebbe dire, Mazzarri, vorrei capire cosa ha visto. No, ma dico, perché secondo te è avvenuta questa cosa però? È avvenuta perché gli serviva un Zappa intanto a una posizione limitata solamente a destra. La corsa lunga ce l'ha solo a destra. Non è capace di marcare, non è capace di fare altro. Bellanova ha contato, ma Bellanova a sinistra perde il 50%. Mazzarri, hai perso il 50% di Bellanova e di Zappa. Che cosa hai avuto in cambio? Zero. Allora, nel calcio, quando dobbiamo sostituire un ruolo, dobbiamo cercare di scalare il meno possibile. Non portiamo il terzino dalla destra a sinistra per fare spazio a quell'altro che sta a giocare solo sulla destra. Non va bene, perché se comporta molti spostamenti non va bene. Allora è un errore. Poi
a centrocampo questo D'Albert, che pure ieri, ma non va valutata la prestazione di D'Albert solo perché ha dato la palla dell'1-0, no, nell'insieme di tutta la prestazione va valutata in modo diverso. Cosa ci fa centrocampo D'Albert? D'Albert si esprime solo bene sulla fascia sinistra, basta, non sa fare altro o di meglio. Allora mettimi un centrocampista tosto e non farmelo trovare in area di rigore ad Albert. Chiamalo, urlalo, stammene qua a centrocampo, aspetta l'avversario, l'uomo qua a zona, non scoprimi la difesa. Queste cose io non le vedo. Tutti in avanti, spazi larghi, un caos totale. Io non concordo, le 59 reti si giustificano solo in questa maniera sballata tatticamente. Me lo dovrebbe dire, perché i risultati gli danno torto. Le marcature, molte volte vedo delle marcature che non è il passo, non è lo stesso di quello dell'avversario. Cambia l'uomo, il passo ti brucia, altri uomini per sciogliere la falcata ci vogliono 10-15 metri, altri hanno un guizzo più rapido e giocano in anticipo e annullano l'avversario. Tutti questi dettagli deve leggerli lui, mica io. Io li leggo, sì, ma diverso da lui, e a lui gli danno torto i fatti. Ok, allora, io voglio una piccola cosa. Voglio che io e i miei amici e tutta la Sardegna vincesse con la Juventus. Solo anche 1-0 ci bastasse. E va bene così. A posto. Diego, la Juventus arriva, come abbiamo già detto, sicuramente arriva col dente avvelenato. Beh, quello si sa. Comunque io sono del parere che anche se noi entrassimo in campo con tutta la foga, con psicologicamente ben sestati e quant'altro, e avessimo la maggior probabilità di vittoria, noi perdiamo lo stesso con la Juve, non dico altro, perderemmo lo stesso a prescindere. Tu dici che ormai perderemmo lo stesso, perché si sa. Vabbè, ma Marco, ma scusa, ma lui dice, ma, allora ragazzi, ma qua il discorso, allora Marco, però possiamo fare un ragionamento molto più cinico, facciamo un ragionamento cinico, è molto semplice. Allora, se io devo pensare a un miracolo, allora io devo pensare che fa un miracolo e batte la Juventus, e questo è un miracolo, oggi, adesso, per come siamo messi è un miracolo, oh, ma non deve guardare in faccia a nessuno, ma non sono questi i punti andavano fatti prima dall'altra parte. Andava, è la madre di tutte le partite, va combattuta, può succedere, ho capito che può succedere, io sto dicendo che può succedere, però non è che se perde la Juventus siamo retrocessi, non esiste, questo sto dicendo. Vabbè, però noi dobbiamo calcolare anche questo, che stiamo giocando contro una signora squadra, se perdiamo ci sta, non è che, capito, bisogna vedere come perdiamo, questo è. Noi dobbiamo capire come perdiamo una partita e perché la perdiamo. Perché se noi la perdiamo combattendo, come abbiamo sempre detto le altre volte, tanto di cappello. Ma se noi perdiamo 5-1 come abbiamo perso contro l'Udinese, non va bene, anche se fosse la Juventus, non va bene. Oh. Quindi noi ci troviamo in una situazione attualmente dove ci sono 7 partite da giocare, e secondo me la salvezza del Cagliari se la gioca a partire da dopo la Juventus, ma questo è il mio pensiero, perché per me tutto quello che viene, no, noi giochiamo per vincere la partita, come dicono tutti quanti, noi dobbiamo giocare per vincere la partita con la Juventus, non per pareggiare, noi dobbiamo giocare per vincere. Poi non è che però se io non vinco con la Juventus mi deprimo ancora di più, perché sennò abbiamo capito niente. Noi gli altri punti dobbiamo farli dalle altre parti, lì bisogna portare a casa 3 punti, 1 punto, eccetera eccetera. Io anche un pareggio con la Juventus, perché noi, come abbiamo già detto, questa trasmissione la registriamo il lunedì mattina alle 10, pertanto io non lo so, noi non sappiamo come è andata a finire la partita Verona-Genoa, e quindi pertanto noi ci atteniamo a quello che sappiamo. Quindi ci fermiamo sull'istante, perché questo lo sappiamo. Prima di fare questo ringraziamo il Centro Sportivo Bonaria in Via Ravenna a Cagliari, che ci ospita in questa bella location, e ci fermiamo sull'istante perché c'è la pubblicità. Dove trovare il più vasto assortimento di articoli per la termoidraulica? A Quarto, da Piras e Sarrizz. Uno showroom con una vasta gamma di articoli, bombole GPL, combustibili,
Gas Tecnici Albini, barbecue e articoli da campeggio. Effettuiamo consegne a domicilio. Termoidraulica di Piras e Sarrizzo. I can do that. Tabaccheria Marci Giovanni. Slot, ricariche, pagamenti bollettini, lotterie istantanee, articoli fumatori. Tabaccheria Marci Giovanni, Viale Colombo 19, Quarto Sant'Elmo. Profumeria L'Orchidea Blu. Tutti i profumi delle grandi marche. Tutto per il tuo make-up e la cura della persona. Inoltre, tante idee regalo. Vuoi presentarti al meglio in ogni occasione? Vieni a trovarci. Siamo a Quartuccio in via Rosselli 31. Eccoci qua, amici, siamo rientrati con la Gradinata Sport. Ringraziamo il Centro Sportivo Bonaria in via Ravenna a Cagliari che ci ospita in questa bella sede sportiva. E basta, capito? Mamma mia, vedi, poi siccome tu vuole imitare, non hai capito che l'unico in questo momento che abbiamo sostituito Carlo, perché oggi non è potuto essere con noi, noi guardate come applaude bene lui. Bravo, no, ma si fa così, bravo, perché molti applaudono così, fanno le pizze, capito? Invece si applaude con la mano sinistra ferma e la mano destra che colpisce e si muove. Vabbè, basta, la scuola dell'applauso, basta. Non fa darvi un po' di corda che poi diventa un elastico. Allora, abbiamo la Juventus, tu hai capito quello che intendevo dire io prima, sì, cioè io, che bisogna vincere tutte le partite. Certo, io ho capito il discorso che stavi facendo tu, Gennaro, però col discorso che stavi facendo tu, in poche parole, noi non ci dobbiamo neanche presentare contro la Juventus. Ho detto che noi dobbiamo andare a vincere contro la Juventus, laddove dovessimo andare a perdere la partita, non dobbiamo andare, capito come ti posso spiegare, più demoralizzati di quello che siamo, perché noi ne abbiamo altre sei dopo la Juventus da giocare, e quelle altre sei che dobbiamo giocare, ecco, lì sono vitali, secondo me. Però allo stesso tempo noi dobbiamo giocare contro la Juventus e comunque dobbiamo provare a vedere se ci sono le condizioni di portare a casa un risultato importante, cioè una vittoria, se non un pareggio una vittoria ci vuole, perché ormai adesso il campionato siamo ormai quasi agli sgoccioli. Poi cosa succede? Succede che ci sono le altre squadre, ma le altre squadre lo stesso sono d'accordo, come stavano dicendo anche loro prima, nel senso che comunque non è che ci regalano i punti, non è che ci regalano i punti. Le altre squadre entrano in campo convinte, con voglia di giocare, con giocatori forti, e sicuramente cioè, non sarà una passeggiata, ma bensì sarà una guerra, sarà una battaglia in campo, nel senso che bisogna dare l'anima bisogna dare, cioè dobbiamo essere seri e concretizzare e portare a casa i punti, perché ormai adesso, ripeto, siamo agli sgoccioli, quindi è così. Va bene, grazie Matteo. Sempre noi invece abbiamo Nicola Oi, che in questo, diciamo, casino sportivo in cui ci troviamo purtroppo, vediamo di mantenere calmi se stessi in questo caso, gli altri, e stare anche in buona salute, che non è facile. Beh sì, non è facile, anche perché per quanto c'è un allentamento nei protocolli, ancora i numeri insomma sono un pochettino importanti relativamente alla diffusione del virus in questi ultimi due anni siamo stati vittime, mettiamola così. Però è pur vero che se siamo agli sgoccioli per quel che riguarda i protocolli che sono stati impiegati, quindi c'è questo allentamento, vuol pure dire che abbiamo, diciamo, stiamo vincendo questa battaglia. Allora, quello che va fatto è stare ancora un pochettino più accorti, proprio in questo momento qua, perché l'allentare dei protocolli non deve essere un allentamento nel nostro atteggiamento di prevenzione, diciamo, alla diffusione di questo virus. Per cui quello che suggerisco io, come diceva Nabard, è: un'oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura, quindi avere un po' più informazione, stare un pochettino più attenti proprio ora, specialmente con l'arrivo della bella stagione, è quanto dobbiamo fare per effettivamente finirla una volta per tutte con questa storia. Okay, grazie a Nicola Oi. Una partita, quella che dobbiamo affrontare dalla Juventus, come la vivi tu? Io a questo punto siamo al limite della sopportazione. Se fosse come Mazzarri, io metterei
un paio di giocatori della primavera e darei le dimissioni per farci bella figura, perché non è la colpa di Mazzarri, come stavano dicendo anche i compagni, è la colpa dei giocatori. Sono quattro giocatori che stanno andando male, posso fare i nomi dei guarda, io tanto è inutile che li facciamo, perché tanto no. Cragno, lascialo. Posso fare? C'è Nandes. Ma Nandes non ha manco giocato. Vabbè, c'è Nandes, Marini che stanno scombussolando. Cioè, stai menzionando gli unici giocatori che non hanno giocato. Ascolta, e più, più 59 gol che ha preso questo portierone. Vabbè, sei che Cragno. No, mi hai fatto sorridere perché posso fare i nomi e mi hai menzionato. Sì. Dai, arriva la Juventus. Io non faccio commenti, però il Cagliari deve darsi una dignità, anche se è in tema sportivo, deve darsi una dignità di saper affrontare la situazione della Juventus. Se la deve giocare nel campo e non guardare in faccia a nessuno. Vabbè, questo mi sta bene, dai, Antonello. Signor sindaco, faccia silenzio per favore. Allora, silenzio. Allora, per il momento vedremo quello che farà Mazzarri oggi negli spogliatoi con il signore giocatore. Cioè, che dopo questo lo saprà soltanto lui. Lo saprà solo lui. Poi vedremo la reazione dei giocatori nel rimprovero che farà Mazzarri, sempre giocatore negli spogliatoi. Perché ieri a Udine i giocatori del Cagliari al secondo tempo sono rimasti a nanna, cioè avevano freddo, erano a 12 gradi, sono pagati, devono giocare. Speriamo che giochino con la Juventus, perché tolgono fuori i contributi. Ecco, i contributi è bellissimo, è molto elegante. Beh, è bello, è più elegante, dai. Cosa c'è? Contributi e tributi sono diversi. Però va bene lo stesso, non ha voluto dirlo. Semantico della grammatica sono concetti diversi, semanticamente parlando. Con la parolaccia. No, non dirla. Gli attributi. Ma cerca la virgola. Sì, cerca la virgola. No, è un sostantivo, gli attributi. Basta! Ma dove siamo? Alla scuola. Ma non siamo a scuola, basta. A posto. Juventus, silenzio. Meno male che la prendiamo a ridere, perché sennò. Scusate, ma c'è la sindrome, è qua. Tutte le volte che. Ah, per modo ci mettere pure tu, eh. Parlami della Juventus e basta. Ok, parliamo della Juventus. Silenzio. Saluto. Contro la Juventus? Che bisogna dire contro la Juventus? Io non so, forse è Mago Bene. Adesso deve fare il cabaret, dai, ormai lo conosco a memoria. Lo conosco, ti conosco proprio a memoria, ti conosco a memoria. Anch'io. Tra l'altro. Dopo ti faccio parlare. Tra l'altro un vecino Mago Merino ha detto Mago Berlino. Sì, l'ha detto lui, l'ha sentito che ha detto. Giusto per dire, Gavino, si chiama Mago Berlino. Che caspita, Berlino è Berlino. Ma quali fratello gemello, per carità. Ma io dico ogni tanto, ma pure così, per sfizio. Li conosci quei cosi alti così, Gavino, alti così, che poi per poter vedere cosa c'è dentro bisogna aprire, sfogliare. Cos'è? Si chiama vocabolario. Tu ogni tanto vatti a dare un'occhiata a questo vocabolario. Mamma mia. Guarda che bello, Guardate che molte persone, scusate se cambio un attimo argomento, ma guardate che molti leggono tanti libri, eccetera, eccetera. Ma c'è gente invece, molto, e fa bene, che si sfoglia il vocabolario. È una bella abitudine che dovremmo prendere tutti quanti. Cioè, ogni tanto andatevi, io per primo lo devo fare, andare a guardare ogni tanto due pagine di vocabolario al giorno che arricchiscono, bravi, arricchisce il nostro vocabolario e arricchisce anche il nostro modo di parlare con le persone. Ma vabbè, giustamente Gavino. Okay, ma lui, Mago Berlino. Gavino giustamente legge riviste dove si montano. Da scuola per vocabolario. Ecco, bravo. Gavino, bravo. Allora, Gavino, vabbè, tra tu e io sono sui che peso. Basta però. Mago Berlino, lasciamo per ragazzi.
ma di Gavino lo sappiamo che lui legge solo riviste, come si smontano e si montano i videopoker. Dunque, allora la stazione, allora Gennaro, è una partita che non fa testo, non per non giocarla, noi la dobbiamo giocare, Gavino, questa partita e onorarla. Se io mi auguro, ma mi auguro tutti quanti, amici della Gradinata, che vedere un Cagliari come quello col Napoli, Cagliari-Napoli, quello con la Fiorentina, che poi ci è perso come un miraggio, quando vai a 50 gradi nel deserto e sembra che c'è il chiosco e non c'è. Dunque il Cagliari a questa insolazione deve farla finire, perché il colpo di sole, secondo me, l'ha preso anche Mazzari, nel senso che gli è sfuggita la cosa di mano, nel senso che i giocatori gli hai dato un dito, bravo, se ne sono approfittati, e gli è sfuggita la mano, e sono preso tutto il braccio. Dunque il problema è che Mazzari adesso non è più nelle condizioni di fare un caso in un spogliatoio, perché siamo a 7 giornate, sempre contro la rovescia come l'anno nuovo, dunque stiamo sempre arrivando nelle fatidiche a mezzanotte, dove si finisce a maggio. Già la Caporetto, anche direbbe Mammelli, della nazionale, ci insegna che la cultura italiana è un campionato molto mediocre, parliamoci chiaro, di una mediocrità. Dunque il Cagliari visto ieri è come la nazionale è uscita con la Macedonia, no? Dunque io non mi meraviglio più di niente, ci sono troppi vizi e stravizi che purtroppo non è solo a livello nazionale ma a livello europeo, però noi parliamo di casa nostra. Molti giocatori sono pressati e spinti non più dall'allenatore e dalla società, ma dai procuratori. Dunque il danno lo fanno i procuratori. E ti spiego perché, concludo. Lovato, io non so, io non voglio fare nomi, che Lovato sta giocando con Lovato, non è nostro, non ha nessuno. Ieri ha giocato male, molto male che lui. Può capitare, ma non è nostro. Dunque abbiamo giocatori motivati, tipo Roggo che è nostro, Valukiewicz che è nostro, aggiungo questi giocatori, ti ripeto, che erano 2 anni fermi, l'altro 6 mesi, il polacco, che tra l'altro sarà convocato nella nazionale polacca, grande onore per la Sardegna, perché questo è il problema. È questo. Dunque questi giocatori mi hanno insegnato ieri, visto Hernandez, scusate, visto Valukiewicz e visto Roggo. Dopodiché adesso dipende solo da che partita, come diceva Antonello, preparare l'allenatore, perché oggi lui farà delle scelte. Oggi è il giorno, perché sono già non li ha mandati in ritiro, perché poteva anche mandare in ritiro punitivo, non è nelle condizioni, ecco perché non l'ha fatto. Ecco perché io dico, aggiungo quello che dice Antonio e Italo, lui voleva fare i nomi, cognomi, indirizzi dei calciatori, ma siccome siamo in una situazione già di sabato con la Juventus, è di un calderone totale, che ormai, vi ripeto, siamo agli sgoccioli. Il Cagliari alla vita pesa un filo e dipende tutto come è andata la partita, ma meno Verona, Genoa, perché se ha vinto il Genoa, ragazzi miei, buonanotte a tutti, perché gli altri dietro tutte ci stanno aspettando, ad esempio il Venezia ci sta aspettando. Dunque non possiamo pregare ogni anno come il Benevento, che l'anno scorso che ci ha consegnato il Benevento la salvezza a Italo, quest'anno il Benevento non c'è. Abbiamo anche detto che quest'anno non c'è il Benevento, però l'abbiamo detto, non c'è il Benevento, quindi però c'è il bravo Gavio, c'è il Venezia che perde i colpi, e anche il Genoa che però con 7 pareggi, una vittoria, con un allenatore tedesco semi sconosciuto che nessuno conosce, questo allenatore è bravo, ha fatto i punti, come dice tutto Genoa, portano classifica, ecco un punto, 7 pareggi, una vittoria, 7 pareggi e una vittoria, no, tra l'altro aggiungiamo che la vittoria, perché hanno anche vinto. Dunque, adesso io Genoa non so cosa farà delle scelte, ho paura, concludo, che questa sconfitta di ieri lascerà strascichi, normale che 5-1 lascia le cicatrici, sì, Genaro, questa 5-1 a livello spogliatoio lascerà strascichi e lascerà le cicatrici, e il problema adesso come gestirà l'allenatore, qui non c'entra più niente Capo Zucca o il presidente, la faccia ce la metterà Mazzarri, e le scelte che farà già oggi, come diceva Antonello, saranno scelte difficili e coraggiose. Abbiamo già detto tutto. Difficile e coraggiose. Grazie. Difficile e coraggiose, secondo me, è proprio questo l'argomento, perché alla fine questo è quello che abbiamo detto oggi in questa puntata. Indubbiamente Mazzarri, un Mazzarri che non è che ha perso la bussola, perché noi, io mi ci metto io per primo, ho detto sempre non torno indietro neanche per idea, non torno indietro, Mazzarri tutta la vita, ma questo è il mio pensiero. Ora, cosa è successo? Che qua siamo tutti umani, quindi può darsi anche che Mazzarri si sia, fra virgolette, offidato, rilassato, ha cercato di trovare subito un'altra soluzione appena ha perso le prime 2 partite consecutive. Cioè, siamo tutti umani, però una cosa è certa, che Mazzarri ha fatto bene
ha fatto bene a non fare nomi e cognomi, sempre se li voleva fare, perché anche questo noi non lo sappiamo, lo sappiamo. Siamo noi che sono ipotesi nostre, ma magari lui non voleva manco fare nomi e cognomi, ma non aveva manco idea di farli, questo noi non lo sappiamo, sono supposizioni e basta. Però secondo me ha fatto bene, perché se oggi tu prendi, già abbiamo un fuoco a mille, ci prendi un attimino di alcol, ce lo metti sopra, buonanotte, diventa un falò. Allora, in questo momento storico, purtroppo, dobbiamo cercare di far sì che Mazzarri ritrovi se stesso e faccia ritrovare la squadra. Questa è l'alchimia giusta. Giusto, alchimia! Ecco, perché è il modo migliore per uscire da questa situazione. Ora, abbiamo già detto abbondantemente che c'è la Juventus, l'abbiamo già rifritto la questione. Noi dobbiamo affidarci, fidatevi di me, io ho azzeccato gli europei, sui mondiali non mi ero sbilanciato, dobbiamo ridare fiducia alla situazione, purtroppo quella che in questo momento stiamo vivendo, che non va bene, però bisogna dare fiducia, perché se noi non diamo fiducia adesso succede il patatrac. Italo, tu me lo insegni, se in questo momento noi non diamo fiducia all'allenatore, alla squadra, noi non facciamo altro che incrementare il patatrac. Quindi la puntata è finita, la puntata finisce con questo mia richiesta, auspicio. Mi raccomando, lo so, è brutto, è deprimente, è avvilente, siete dispiaciuti, tutto quello che volete, ma anche il tifoso in questo momento deve agire in maniera intelligente. In che senso? È il momento che il tifoso non deve mollare né l'allenatore e né la squadra e né i giocatori, perché se noi molliamo adesso allenatore e squadra, signori, siamo messi male. Quindi, cari tifosi, abbiate fiducia, abbiate, lo so, è pesante, è difficile, però voi dovete assolutamente sostenere già dalla partita contro la Juventus, tirate fuori gli artigli in senso buono e tifate Cagliari, non mollate proprio adesso. Forza Cagliari, ci vediamo lunedì prossimo, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.